Natale è tempo di gioia, ma è anche tempo di pace. Di questa caratteristica, di questo tempo così bello, vogliamo parlare stamattina con Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Gravina Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia. Buongiorno Eccellenza, Don Gianni, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi, a te Padre Pio e a tutti i telespettatrici e telespettatori. Allora, Grazie. Don Gianni, noi vogliamo parlare di questa marcia nazionale per la pace, ecco, che finalmente, permettimi questa sottolineatura, ritorna dopo 2 anni di assenza nella sua forma tradizionale. Ecco, perché il 31 dicembre 2022 ritornerà alla sua 55esima edizione ed è, come sempre, mutuata il tema della marcia, mutuato dal messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace. Partirei subito chiedendole come si svolgerà questo evento. Sì, preceduto dal convegno di Pax Christi, nel pomeriggio del giorno 30 e nella mattinata del giorno 31, su un tema molto, diciamo, bello per quello che ha segnato un po' la storia per molti giovani allora italiani, l'obiezione di coscienza al servizio militare. 50 anni fa il governo italiano, la legge, consentiva ai giovani di obiettori di coscienza, servizio militare, di optare per un servizio civile. Quindi il convegno precede un po' poi tutto l'evento del pomeriggio a cominciare alle ore 15 in Altamura, con 4 tappe. La marcia avrà inizio, la marcia con organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace, l'Azione Cattolica Italiana, la Caritas Italiana, i Focolari, il Movimento dei Focolari e Pax Christi. Il titolo della marcia ovviamente non può che prendere punto di partenza, è il titolo del messaggio di Papa Francesco, scritto per la 56esima giornata, come già evidenziato, nessuno può salvarsi da solo, ripartire dal Covid per tracciare insieme sentieri di pace. E noi diamo inizio proprio partendo punto di raccolta, una breve visita ai detenuti della casa circondariale di Altamura. E poi attraverso 4 tappe proseguirà fino alla cattedrale, ogni tappa contrassegnata da un momento di riflessione per una cultura della cura, l'obiezione alla guerra e al nucleare, pane e pace, e poi la celebrazione dell'Eucaristia in casa di Altamura, ripresa da TV 2000 alle ore 21. Quindi una marcia che vuole anche essere un cammino di riflessione, ma anche, perché no, ecco, di annuncio di questo bene della pace che per tutto il mondo sarebbe davvero, segnerebbe un orizzonte di speranze e di fiducia per il futuro. Ecco, Eccellenza Don Gianni, terza tappa, mi vorrei concentrare su questa, perché tra le riflessioni previste spicca anche, secondo anche quanto dice Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale della pace, l'abbandono delle armi nucleari. Non è un caso che la scelta di questa marcia, ecco, sia stata proprio focalizzata sulla nostra terra di Puglia. Ecco, chiederei perché, quale motivo c'è alla base? Il motivo parte un po' da lontano, a dire la verità, perché Certo. nel lontano 1962, nella crisi Russia-Stati Uniti, a motivo dei missili che dovevano essere installati a Cuba e puntati sull'America, la questione si risolse positivamente perché Papa Giovanni XXIII, tra gli altri, intervenne. Qualche mese dopo scriverà La pace in interris, andiamo verso il 60° l'anno prossimo della pace in interris,
uno dei protagonisti della riconciliazione, no? Ed era evitare che il mondo precipitasse nella terza guerra mondiale nucleare. Perché Altamura? Perché la Puglia? Perché in quel momento non è scritto nei documenti, ma di fatto poi lo videro i testimoni del tempo, in Puglia, soprattutto nella Murgia, qui nel territorio della diocesi di Altamura, Gravina, qui delle fonti, furono installati i missili a testata nucleare Jupiter, che però dopo la crisi vennero, ecco, smantellati, le basi vennero smantellate e portate via. E qui abbiamo avuto anche Don Torino Bello a suo tempo con la marcia proprio contro il nucleare. E la questione si è purtroppo risvegliata qualche tempo fa, quando una commissione statale ha detto che la Puglia, in particolare il territorio compreso tra Altamura e Gravina, potrebbe essere l'ideale per un sito di deposito di scorie nucleari. Noi ci siamo opposti, perché dietro tutta questa storia c'è purtroppo il diniego da parte di molti stati, in particolare gli stati che fanno parte della NATO, tra cui quindi l'Italia, che non vogliono firmare il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che ricordiamo, vorrei ricordarlo, dell'ONU lo ha dichiarato illegale da ora in poi, no? E Papa Francesco ha aggiunto un aggettivo molto forte, immorale, l'uso, il possesso e l'uso delle armi nucleari è non soltanto illegale, ma immorale. Noi vogliamo levare ancora una volta la voce perché, devo dire, la NATO o comunque i paesi che hanno le armi nucleari si convincono una volta per tutte che non è questa la strada da percorrere. Il principio della deterrenza può tenere fino a un certo punto, perché io poi, soprattutto in questi tempi, mesi delle guerre russo-ucraina, di tanto in tanto si sente parlare di armi nucleari. E ovviamente ad andare a fondo di tutte queste faccende si nota appunto, e dobbiamo davvero averlo come un punto di riferimento per sperare, pregare, fare iniziative, perché davvero non si giunga mai a questa decisione. Da Altamura si leverà proprio nella terza tappa, Sì. al Teatro Mercadante, l'obiezione di coscienza e servizio militare alla guerra e al nucleare, per ricordare quanto afferma o affermava e scriveva Papa Giovanni XXIII nella Pace Militaris, quando ebbe a dire e a scrivere che in un'epoca, pensiamo un po', nel 63, di armi nucleari che costituirebbero davvero un pericolo mortale per tutto il mondo, per tutta la Terra, pensare di risolvere i conflitti così è, dice, alienum est a ratione. Ecco, ci spieghiamo gli aggettivi molto, molto duri e severi che Papa Francesco ha usato spessissimo parlando delle armi nucleari, parlando della guerra, di ogni guerra, definendo pazzia, Certo. follia, sacrilegio. Allora, Don Gianni, noi purtroppo in televisione il tempo corre al doppio del normale. Avrei voluto chiedere altre cose, però in un minuto vorrei riprendere ciò che ha scritto Papa Francesco nel messaggio del 1 gennaio, la Giornata Mondiale della Pace. Solo la pace che nasce dall'amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. In breve, Don Gianni, quali gesti concreti possiamo mettere in campo noi comuni cittadini, anche semplici cristiani, per ecco, portare la riflessione nell'ambito della fede, per portare la pace nei nostri ambienti, nelle nostre famiglie, negli ambiti di lavoro? Relazioni di fraternità, relazioni in cui riprendiamo a guardarci un po'
negli occhi l'un l'altro e scoprire in una dimensione semplicemente umana, profondamente umana, che la pace davvero conviene perché questi sguardi si trasformino poi in gesti di solidarietà, gesti di giustizia sociale, atteggiamenti non di conflittualità e di polemica interminabili, in realtà di fraternità e di solidarietà. Poi, per noi credenti nel Vangelo, questa fraternità ha una sua sorgente, che è la paternità di Dio. E credo che ognuno di noi, riscoprendo prima di tutto mente e cuore, e riempiendo mente e cuore di queste dimensioni, di queste prospettive, di questi sogni, potremmo anche pensare che, di percorrere un'altra strada, quella della filialità e della fraternità. Don Gianni, eccellenza, grazie di cuore e auguri di Buon Natale. Grazie. Grazie a voi e buon Natale anche a voi. Ci risentiremo presto con Monsignor Giovanni Ricchiuti per parlare di pace, perché è un argomento di cui davvero abbiamo bisogno di parlare. Grazie ancora a Don Gianni, noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.